Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questo bellissimo cappello da donna. È un progetto semplicissimo e anche abbastanza veloce da realizzare, quindi ideale anche per i principianti. Lo andremo a realizzare con questa bellissima lavorazione, che sono delle cose in rilievo, che nel corso del tutorial vi spiegherò passo passo come si realizza il punto, ma anche come si realizza tutto il resto del cappello. Giù in descrizione vi lascio anche il link del tutorial dove vi spiego come fare per poterlo realizzare in varie taglie. Bene, prima di andare all'occorrente e poi al tutorial, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram e su TikTok. Giù in descrizione vi lascio le pagine. Andiamo ora all'occorrente e poi al tutorial. Allora, per realizzare il mio cappello io andrò ad utilizzare questo bellissimo filato dell'azienda Lanaio. Questo qui è il Purezza. Per quanto riguarda il codice del colore, è il codice 1254. Ogni gomitolo è da 50 grammi per 100 metri e si consiglia di lavorare questo filato con dei ferri numero 4 oppure 4 e mezzo. È un 100% di pura lana vergine, quindi un filato sofficissimo, quindi molto morbido. Anche il colore è molto particolare, non so se dalla telecamera si vede bene, ma è un grigio che va un po' nel celeste. Allora, prima di iniziare il nostro tutorial, vi voglio parlare anche di un'iniziativa da parte di questa azienda Lanaio. Ed è appunto l'adesione ad un programma fedeltà che premia sugli acquisti che si fanno. E infatti su ogni acquisto si ottengono dei cashback, quindi un ottimo metodo per poter risparmiare. Giù in descrizione vi lascio sia il link dove vi potete collegare direttamente alla pagina e quindi scoprire come funziona e come poter aderire a questo programma. E vi lascio anche il link della pagina dove vi potete collegare per l'acquisto dei filati, compreso anche di questo che utilizzeremo per andare a realizzare il nostro cappellino. Bene, inoltre per realizzare il cappellino io andrò ad utilizzare due numeri di ferri. Allora, andrò ad utilizzare i ferri numero 3 per realizzare il bordo del nostro cappellino, mentre invece tutto il resto del cappello lo andrò a lavorare con dei ferri numero 4 e mezzo. Utilizzerò i ferri più piccoli per il bordino in modo tale che ci viene un bordino più elastico. Bene, andiamo al tutorial e realizziamo questo bellissimo cappellino. Allora, con i ferri numero 3 ho avviato 92 maglie più 2 per il vivagno, in totale 94 maglie. Allora, giù in descrizione io vi lascio un link di un tutorial in cui vi spiego come poter realizzare un cappello in base alle misure, se lo volete più grande, se lo volete più piccolo, magari se lo volete realizzare per qualche bambino, eccetera. Giù in descrizione vi lascio il link del tutorial. E sempre giù in descrizione vi lascio anche il link del tutorial in cui vi spiego passo passo come si abbinano le maglie sul ferro, come si lavora la maglia a diritto e come si lavora la maglia a rovescio. Allora, io ho avviato un numero di maglie pari perché la lavorazione che poi andremo a realizzare per il corpo del nostro cappello necessita di un numero di maglie pari, quindi ripeto, io ho avviato 92 maglie più 2 per il vivagno, in totale 94 maglie. Adesso iniziamo a lavorare il bordino del nostro cappello. Allora, iniziamo il primo ferro del bordino. Allora, andiamo a lavorare un bordino di 3 centimetri. Quindi vado a lavorare la mia prima maglia di vivagno a diritto. Come ben sapete, la prima e l'ultima maglia, indipendentemente dal resto della lavorazione, vado sempre a lavorare a diritto come maglia di vivagno. E poi vado a lavorare un'altra maglia a diritto con una maglia a rovescio. Un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio e così via per tutte le maglie che stanno sul ferro. Andiamo sempre ad alternare una maglia a diritto con una maglia a rovescio e alla fine terminiamo sempre con un punto a diritto perché è la maglia di vivagno.
Bene, ho terminato il primo ferro a punto poste 1-1 per il bordino. Adesso dobbiamo andare a iniziare il secondo ferro. Il secondo ferro uguale a tutti gli altri ferri fino a raggiungere i 3 centimetri. Quindi lavoro sempre la mia prima maglia di vivagno a diritto. Poi vedete si presenta una maglia a diritto, la vado a lavorare a diritto. Quando si presenta al rovescio, la vado a lavorare al rovescio. Quindi diritto, diritto, rovescio, rovescio, diritto, diritto. Rovescio, rovescio. Notate che si forma appunto, vedete, questa lavorazione elastica. Quindi andiamo avanti a lavorare sempre alternando un punto a diritto e un punto a rovescio fino a raggiungere i 3 centimetri. Allora, ho terminato i 3 centimetri a punto opposto 1-1 e ho lavorato in totale 10 ferri. Adesso andiamo ad iniziare a lavorare il corpo del nostro cappello. Allora, con il ferro numero 4 e mezzo, perché dai ferri numero 3 passiamo ora per lavorare il corpo del nostro cappello con i ferri numero 4 e mezzo. Allora andremo a fare una lavorazione in cui il disegno si sviluppa solo su due ferri, un ferro di andata e un ferro di ritorno. Allora, il primo ferro non dobbiamo fare altro che lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi lavoro la mia prima maglia di vivagno a diritto. E poi vado a lavorare tutte le altre maglie, tutte a diritto. Quindi, semplicissimo. Non dobbiamo fare altro che lavorare le maglie a diritto. Quindi, proseguiamo in questo modo per tutte le maglie che stanno sul ferro. Bene, una volta che abbiamo terminato il primo ferro che abbiamo lavorato tutto a dritto, adesso iniziamo il secondo e ultimo ferro del disegno e non dobbiamo fare altro che lavorare in questo modo. Vado a lavorare sempre la mia prima maglia di vivagno a diritto, poi vado a lavorare due maglie a diritto e due maglie al rovescio, due maglie a diritto e due al rovescio. Due a diritto e due al rovescio fino alla fine del ferro. Quindi alterniamo sempre due maglie a diritto e due maglie al rovescio fino alla fine, fino a terminare con una maglia di vivagno singola. Quindi vado avanti. Ho terminato anche il secondo ferro, lavorando due maglie a diritto e due maglie a rovescio. Ora, per andare avanti, dobbiamo ripetere dal primo ferro. Dobbiamo sempre alternare un ferro tutto a diritto e un ferro lavorando due maglie a diritto e due maglie a rovescio. Un ferro tutto a diritto e un ferro due maglie a diritto e due maglie a rovescio. Così via, fino a raggiungere, nel mio caso, un'altezza di 15 centimetri, che poi sommandoli ai 3 centimetri del bordino, devo lavorare per un totale di 18 centimetri prima di iniziare poi le diminuzioni. Quindi ora vado avanti e lavoro con questa lavorazione, lavoro per 15 centimetri e noi ci vediamo al termine dei 15 centimetri. Ed ecco che una volta che abbiamo raggiunto la misura da noi stabilita, questo è il risultato della lavorazione. Vedete, una bellissima lavorazione, semplice ma di grande effetto. Adesso iniziamo a fare delle diminuzioni in modo tale da dare un po' di forma al nostro cappello. Allora, per quanto riguarda il primo ferro delle diminuzioni, proseguiamo in questo modo. Lavoriamo la prima maglia a diritto, la maglia di vivagno, poi lavoriamo altre due maglie a diritto e lavoriamo due maglie insieme a diritto. Andiamo a fare una prima diminuzione. Poi lavoriamo altre due maglie insieme a diritto, scusatemi, altre due maglie singole a diritto e due maglie insieme a diritto. Una diminuzione. Quindi per questo ferro dobbiamo fare altro che lavorare una maglia a diritto, un'altra maglia a diritto e una diminuzione, due maglie insieme a diritto. E proseguiamo in questo modo per tutte le maglie che stanno sul ferro. Allora, ho terminato il primo ferro delle diminuzioni, ora andiamo a lavorare il ferro di ritorno. Il ferro di ritorno non dobbiamo fare altro che lavorare le maglie così come si presentano, tutte al rovescio, quindi senza fare alcuna diminuzione andiamo a lavorare il ferro di ritorno tutto al rovescio.
Bene, terminato il ferro tutto al rovescio, ora ci ritroviamo di nuovo sul ferro delle diminuzioni e andiamo a diminuire in questo modo. Lavoro una maglia di vitto, che è la maglia di vivagno, poi lavoro un'altra maglia di vitto e poi faccio una diminuzione. Una maglia di vitto e una diminuzione. Una maglia di vitto e una diminuzione. E così via. Per tutte le maglie che stanno sul ferro e noi ci vediamo alla fine. Terminato anche quest'altro ferro di diminuzioni, andiamo a lavorare il ferro di ritorno tutto al rovescio. Terminato anche quest'altro ferro al rovescio, ci ritroviamo di nuovo sulla parte dove dobbiamo fare le diminuzioni e questa volta andremo a diminuire le maglie 2 a 2, nel senso che andiamo a lavorare la prima maglia di vivagno e poi andiamo a lavorare, vedete, le maglie 2 a 2, quindi andiamo a fare un ferro di solo diminuzioni, così. Quindi andiamo a lavorare le maglie 2 e 2 insieme fino alla fine del ferro. Terminato anche quest'altro ferro di diminuzioni, siamo sul ferro di ritorno che andiamo a lavorare tutto al rovescio. Ci ritroviamo di nuovo sulla parte delle diminuzioni, vedete, le maglie ne sono ancora parecchie, quindi facciamo un altro ferro di diminuzioni e andiamo sempre a diminuire le maglie 2 a 2, quindi lavoro la mia prima maglia a diritto e poi vado a lavorare le maglie così 2 a 2 come abbiamo fatto nell'ultimo ferro delle diminuzioni. E così via per tutte le maglie che stanno sul ferro. E una volta terminato con le diminuzioni, possiamo anche andare a chiudere il nostro cappello e lo facciamo in questo modo. Prendiamo il filo, prendiamo un bel po' di codina perché poi questa qui ci servirà anche per la cucitura. Quindi vado a tagliare un bel po'. Prendo poi un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga. E vado ad infilare la mia codina. Una volta fatto ciò, faccio passare tutte le maglie che stanno sul ferro, le faccio passare sull'ago. Così. Tiriamo un po' il filo. E faccio passare tutte le restanti maglie che stanno sul ferro, sull'ago, come abbiamo fatto per queste qua. Bene, ho passato le mie ultime maglie, tolgo il ferro e stringo un po'. Ora facciamo andare la parte che va sul dritto del cappello all'interno. Così. Stringiamo bene. E con qualche punto andiamo a chiudere questa parte centrale, così da stringere bene il buchetto. Così. Ne diamo giusto qualche punto per fermare. Ora dobbiamo andare a chiudere la parte del cappello, i due laterali del cappello. Allora facciamo combaciare bene i due lati del cappello e magari lo facciamo prima di cucire facendoci aiutare da qualche spillino. Vedete, facciamoli combaciare bene bene e mettiamo qualche spillino. In modo tale da poter avere poi una cucitura più precisa. Anche il bordino, mi raccomando, deve combaciare perfettamente. Ed ecco che una volta che abbiamo messo i nostri spillini, possiamo iniziare con la cucitura. Bene, iniziamo la nostra cucitura. Prendiamo
Da qui dove abbiamo chiuso con qualche punto, da quando abbiamo stretto il nostro cappello. Quindi iniziamo a cucire dove abbiamo messo gli spilli, però un pochino più sopra, proprio dove abbiamo fatto le maglie di vivagno. Andiamo a unire le due parti di vivagno, così. Allora, io vado a cucire con una cucitura appunto all'indietro. Voi magari cucite nel modo in cui siete più abituati. L'importante è avere sempre un buon risultato. Quindi vedete, vado a cucire proprio non troppo giù, ma proprio a qualche millimetro dal bordo. Vado ad unire proprio le due maglie di vivagno. Facciamo attenzione a prendere anche la parte dietro, altrimenti poi ci viene il buchetto. Tolgo anche gli spillini mano a mano che cucio. E proseguo a cucire in questo modo fino alla fine. Noi ci vediamo qui al termine. Vi faccio vedere come chiudere. Ecco, vedete, una volta che siamo arrivati alla fine, qua dove sta la codina d'inizio, andiamo a fare qualche punto così, in modo tale da chiudere bene l'angolo. Poi magari facciamo qualche nodino tra le due codine, sfiliamo l'ago, così da chiudere bene. E poi queste due codine, o con l'ago o con l'uncinetto, le facciamo passare attraverso la lavorazione qua e le andiamo a nascondere. Ecco che una volta terminata anche la cucitura, il nostro cappellino è terminato, l'ho risvoltato sulla parte a dritto. Qui dove abbiamo fatto la cucitura, vedete, è quasi invisibile. E questo è il cappellino terminato, indossato, è davvero molto carino. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile e di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!